Allora, buonasera, buongiorno, dipende quando vedete questo video. Oggi avrei voluto parlare di Seneca, però in un certo senso mi riallaccio con la letteratura latina, con i fumetti, sì, bene sì, anche con i fumetti. Scusate, mi sto sistemando sul panchetto. Giornata piuttosto uggiosa, insomma, non è una domenica particolarmente niente, la domenica proprio piovosa, piove. A margine, tra poco siamo a fine maggio. Vabbè, la primavera ce la siamo giocata. Torneremo all'inverno direttamente. Siamo passati dall'inverno all'autunno. Anzi, torneremo dall'inverno all'autunno senza. Vabbè, faccio come i vecchini che si lamentano del tempo. Quindi tutto. Se continuiamo così, il problema dell'estate l'abbiamo ben risolto. Ma che piove, dove vai? Se piove. Va bene, la natura ci pensa a risolvere i problemi e l'uomo a crearli e la natura li risolve. Va bene, parliamo di Dago. Ho la mia pettinatura al lupo mannaro è stata studiata apposta. Anche Dago però è un po' spettinato. Ovviamente chi segue questo canale sa che io sono appassionato di Dago, quindi è ovvio che non potendo parlare di tutti i fumetti che escono in edicola, ne parlo di qualcuno, di altri no, di altri l'ho letti, ma di alcuni non ne parlo perché non ne ho tempo. Per esempio, di Braccio di Ferro, magari mi sarebbe piaciuto parlare, ma praticamente sta per uscire quello nuovo. E quindi parlo di più di quelli che un po' mi hanno, per esempio Asterix, non ho resistito perché è ovvio che è un amore cioè tutti quelli della mia età da bambini hanno cioè tutti. Alcuni abbiamo letto Asterix, il Gallico, eccetera. Ma naturalmente c'è uno degli altri miei grandi amori, Dago. Dago in tutte le sue forme, che esce in multiformi vesti in edicola. Questo è il mensile a 3,50 euro, numero 294, 14 maggio 2021. Editoriale Aurea, che non ha aumentato i prezzi, il lupo e la bestia, il titolo è indicativo, il lupo e la bestia, immaginate chi possa essere la bestia, non è scritto il lupo e la bestia, che in realtà può essere sempre l'uomo la bestia. Beh, qui dopo tre o quattro numeri direi colli, per fortuna. È dalla caduta, è dal quinto moschettiere, cioè abbiamo avuto il quinto moschettiere, l'infelice amore di Calic e l'isola delle anime perdute. Per 3 mesi abbiamo avuto Ray Collins. A questo punto spero che per 3 mesi avremo Saracino. No, qualcuno dirà, ma tu preferisci Saracino? Ma, sì, bene, bene, sì, lo dico subito. Saracino, le storie di Saracino, infatti l'ultima che mi era veramente piaciuta era La caduta degli idoli, che era di Saracino. Naturalmente, come accade in tutte le testate, cioè, ognuno ha i suoi autori preferiti. Non dico che Ray Collins, però Ray Collins è un po' come quegli studenti che parte con una buona idea e poi si perde per strada perché ci vuole mettere troppe cose. Quindi a un certo punto tu leggi Ray Collins e dici: ma questo chi è? Da dove mi è spuntato fuori? E certamente Saracino. E poi qui c'è ovviamente il pezzo da 90, almeno per i lettori di Dago, Saracino e Caliba. Alberto Caliba, che è un disegnatore storico di Dago, è veramente bravissimo, a me piace molto. Ovviamente lo stile argentino, ecco, naturalmente, cioè qui secondo me anche, per esempio, a volte si può colorare Caliba e Laurea Comics l'ha colorato anche bene, Laurea, scusate, Aurea Comics. Però io onestamente questi 3,50 euro in bianco e nero, cioè non ne sento assolutamente la necessità del colore. Cioè, questo è il Dago che io ho conosciuto da ragazzo, quindi ovviamente tutta la ristampa Dago a colori, prima, anche le prime ristampe del 2000 erano in bianco e nero. Ovviamente tra i disegnatori di Dago, se facciamo un hit parade, è tra il Massimo e Salinas, poi c'è Gomez, oddio, dopo viene Caliba, ma Caliba viene un buon piazzato bene. Faccio vedere due o tre disegni di Salinas, perché Salinas è stato veramente. Salinas per me è stato. Per me Dago e Salinas, cioè il vero, cioè no, anche il vero, ma insomma, il Dago più Dago, Salinas sta a Dago. Come Galep sta a Tex Willer, nel senso, ovviamente Gomez è bravissimo, voglio dire, a me piace tantissimo il Dago di Gomez, per fortuna dopo Salinas è venuto Gomez, quindi
dato, ha avuto anche la fortuna di avere due disegnatori del calibro di Salinas e Gomez. Comunque Caliva, secondo me, se la cava benissimo, sempre questo Dago molto ironico, molto, si capisce, è stato fatto tutto al pennino, tutto a mano, senza uso di computer né niente, è proprio il vecchio stile, old style, che a me piace molto. Ci ritroviamo un po' di corto maltese, lo stile Ugo Pratt, come ho già detto in altri video, perché poi corto Ugo Pratt, il suo apprendistato l'ha fatto con Oesterheld dell'Eternauta in Argentina. Oesterheld era lo sceneggiatore, ma insomma era in contatto con i disegnatori argentini. Insomma, se le vedete un po' di corto maltese, insomma, non è che c'entri niente, però come segno e stile, insomma, qualche cosa alla lontana ci riciccia. Allora, di che parla questo numero di Saracino? Che per fortuna è sul lupo mannaro, quindi si riciccia, si. È un argomento ovviamente che per gli amanti dell'orrore di Dylan Dog, secondo me è meglio, molto molto meglio questo Dago qui del Laurea Comics dell'ultimo Dylan Dog, che veramente mi ha lasciato un po' così. Questo veramente per un vecchio lettore di Dylan Dog ci si trova perfettamente a suo agio. È la ricostruzione storica, ovviamente le citazioni di Saracino. Non è Saracino, è un grande, ragazzi, è un grande, il Bosco, Cappuccetto Rosso nel Bosco. Eh sì, è Cappuccetto Rosso. Perché la storia di Cappuccetto Rosso, che qui viene citata, cioè come i miti, le fiabe, non c'è una versione. Ci sono varie versioni, e quella narrata da Perrault del 1600, che è prima di quella tedesca dei Grimm, dei fratelli Grimm, non ha lieto fine, cioè la fiaba di Perrault finisce con il lupo che si mangia Cappuccetto Rosso, 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 rosso. Ed è esattamente, il buon Saracino ha riproposto la fiaba di Cappuccetto Rosso esattamente come con un grido. Questo è Dylan Dog, questo è il vero Dylan Dog, ragazzi, questo è Dylan Dog e quello no, questo è più Dylan Dog. Mi viene da citare amici miei, mi sembrava più Dylan Dog lui, veramente mi sembra più Dylan Dog questo, perché Dylan Dog poi lupi mannari ci sono stati. È una storia veramente con delle citazioni. Saracino è in gamba, non è che sia proprio. Anche Collins è bravo, però insomma, dice quello che ho detto prima, insomma, Collins a un certo punto, io cioè, inizio a seguire Collins sulla storia e poi dopo un certo punto faccio il Cappuccetto Rosso e mi perdo nel bosco dove siamo andati a finire. No, quello c'entra con Lodi, c'entra perché le fiavole di Perrault le ha tradotte con Lodi, questa edizione di Estralusso, pagata a carissimo prezzo, vedete, è un'edizione che posseggo solo io. Però questa edizione è interessante, non tanto per Pinocchio, perché c'ha anche le fiabe di Perrault tradotte. E se la trovate tradotta da. Tradotta, le fiabe di Perrault tradotte da Collodi, è veramente un piacere leggere, perché tradotte proprio in fiorentino nell'Ottocento. Per esempio, sdigiunare, dopo che si fu sdigiunato il lupo, si fu sdigiunato, è bellissimo. E quindi in realtà nella fiaba di Perrault del 1600 era una fiaba, ovviamente le allusioni sessuali credo che siano abbastanza evidenti, è una fanciulla che incontra un lupo, che poi è la. Lupo e lupi, potremmo fare una storia del lupo, nel senso dell'antica Roma, poi addirittura Roma nasce da una lupa. È ovvio che nella fiaba di Perrault è fanciulla incauta, quindi il lupo che mangia la fanciulla, penso che tutti abbiamo capito di che cosa si parla, quindi si riferisce alle fanciulle in genere che incontrano uomini che gli promettono mari e monti e poi naturalmente. Quindi, però, la fiaba rimanda a episodi anche di cannibalismo e di violenze, soprattutto francesi, che hanno la Francia ha molte storie. Perrault è un autore veramente inquietante. Alcune fiabe, tipo Cappuccetto Rosso e Barba Blu, che si ispirano probabilmente anche a fatti di cronaca, quindi di. Non so, di lupi mannari, di cannibalismo, eccetera, del 5, 600, 700, ci sono varie storie di lupi mannari francesi, uomini lupo, anche in villaggi tedeschi, sono gli uomini selvatici, insomma, uomini.
E anche, come dicevo, Barbalù si rifà alla storia di Jules Deray, che era il compagno d'armi di Giovanna d'Arco, che fece una serie di sacrifici umani di bambini a Satana, scusate, per evocare il diavolo, che poi non venne, insomma, però a un certo punto fu bruciato sul rogo. Ma insomma, le storie francesi sono come la Madame de Montespan, che anche quella insomma, di streghe, c'è cioè, una storia francese, insomma, Montespan che era l'amante del Re Sole, e per mantenersi, diciamo, in questa condizione di privilegio, insomma, se l'amante del re era l'epoca, insomma, una cosa abbastanza interessante, anche lei faceva messe nere anche con sacrifici probabilmente di bambini, quindi storie francesi, quindi la fiaba francese è molto più inquietante di quella tedesca, perché infatti quella tedesca dei fratelli Grimm poi alla fine arriva quella che poi ci raccontavano noi da bambini, non ci raccontavano quella di Perrault che è molto più cattiva, ma ci raccontavano che poi arrivava il cacciatore, sparava, anche quella piuttosto inquietante, anche quella onestamente, che sparava al lupo e poi dalla pancia usciva la donna e il cappuccetto rosso e noi dovevamo far finta di crederci, c'era qualcosa di strano in tutto questo. E quindi no, le citazioni ovviamente sono quindi una caccia alla bestia che all'inizio si pensa che sia un lupo, poi si scopre che diciamo, non vi svelo il segreto se è un lupo mannaro o no, qualcosa che non è propriamente un lupo vero, come anche nella fiaba di Perrault, il lupo, la stessa favola di Romolo e Remo, la lupa allude alcuni storici romani. Alludono al fatto che fosse donna di facili costumi, detta Lupa, la moglie di Faustolo, che era quello che ha trovato. Ma i romani ci c'entrano anche perché la prima storia di Lupi Mannari si ritrova nel Satiricon, dove nella scena di Trimalcione, la prima racconto del terrore insomma, sui Lupi Mannari, c'è la storia del Versipellis, perché per gli antichi romani l'uomo lupo è un uomo che è sotto, cioè qui è sotto la pelle normale, c'ha la pelle di lupo. Quando arriva la luna piena è come quei vestiti double face, no? Che tu ti rivolti il vestito e c'ha cioè ti fa due giacche, e quindi sotto la pelle c'hanno la pelle di lupo che si rivolta e diventano lupi. Quindi in realtà il lupo mannaro è una storia molto antica, risale addirittura all'antica Roma, Versipelli, ma a parte l'Icaone nell'antica Grecia, insomma, è l'abile confine tra uomo e natura. Qui si cita anche le maître de la forêt, una creatura, insomma, una storia molto, molto cruda, ecco, voglio dire, Dago nella tana della creatura, che non vi spoilerò, le maître de la forêt è un essere che rimanda anche questo al signore della vegetazione, insomma. Miti celtici, quindi il nostro Bruno Saracino ci ha portato. Poi lo scioglimento è lineare, insomma, una storia che a me è piaciuta molto più di quelle di Ray Collins. Naturalmente, quando segui una serie ti becchi il bene e il male, quindi insomma. Però secondo me questo mese Dago ha superato la grande anche di Landog tranquillamente. Questa storia è veramente a chi piace l'horror, nel senso che è scritta bene, è fatta bene. Caliva certamente non sarà Salinas, Salinas, guardate Salinas, faccio rivedere Salinas ogni tanto perché Salinas è uno dei miei grandi amori fumettistici. Va bene, questo è quanto. Dago, mi aspetto anche un bel numero dal prossimo numero, dal 14 giugno, Le Indemoniate, che è Saracino e Ibanez, anche Sergio Ibanez è molto bravo. Quindi. In realtà questa collana mensile più tra alti e bassi, cioè, insomma, a volte dà delle storie di alta qualità, ecco, non sempre. Io quando appunto c'è qualche storia di Ray Collins che non mi sconfinfera lo dico, però lo continuo a seguire con piacere, nel senso, come seguo varie altre cose, nel senso cioè, seguo sì, Dylan Dog lo seguo. Che se vabbè sì, anche lì ogni tanto bisogna ingoiare qualche rospo, come in tutti i fumetti a un certo punto ti ingoi, se no qualche rospo, nel senso qualche storia non ti piace, te la prendi, nel senso sperando, come dicevano i francesi, a suivre, a suivre, a seguire, quindi a seguire L'Uomo e la Bestia, il titolo è indicativo, storia veramente spettacolare, a me è piaciuta, poi insomma, spettacolare, non vorrei che uno.
per i lettori di Dama, ecco, non è una storia banale, insomma, non è, rispetto veramente di tutte le ultime storie, dalla caduta degli idoli, sicuramente questa è la storia più bella che ho letto, dalla caduta degli idoli, che era ambientata all'isola di Pasqua. Questa di Saracino, ma Saracino non mi delude, non dico mai, ma insomma, quasi mai, Saracino. Quando vedo Saracino io, quando vedo Luciano Saracino io sono tranquillo e sereno. A Saracino, allora, se c'è la Saracino alla guida del mezzo, io sono tranquillo e la storia mi porta dove mi deve portare. Il problema di Collins è proprio quello, che quando parti con Collins non sai dove di preciso ti porta, e questo ti crea un po' di spaesamento. Vabbè, poi ognuno ha i suoi gusti, e chi preferisce Collins, chi preferisce Saracino, io onestamente preferisco Saracino. Vabbè, ognuno ha i suoi gusti, anche naturalmente non è che questa disputa riguarda più che altro i daghiani, che non siamo tantissimi su internet, su YouTube, insomma, a recensire Dago, non siamo tantissimi. Vabbè, ognuno c'ha il suo e io c'ho, ognuno. Però ovviamente questo, poi sono numeri autoconclusivi, in realtà questo se lo potrebbe prendere tranquillamente senza aver mai letto un Dago, se lo prende e se la legge, nel senso che è una storia assolutamente autoconclusiva sulle leggende di lui che va andare in Francia nel 500, quindi in realtà questa potrebbe essere tranquilla, cioè uno che non sapesse chi è Dago non avrebbe alcun problema a leggersi. Sì, sa che è arrivato questo misterioso viaggiatore che è un eroe, però non c'ha bisogno del passato di Dago, è perfettamente autoconclusiva.